Buone notizie per la sanità nell'Alto Casertano, una nuova apparecchiatura per la chirurgia laparoscopica, ovvero una chirurgia meno invasiva di quella tradizionale, verrà ulteriormente intensificata con l'arrivo di una tecnologia di ultima generazione, di cui è stata dotata l'unità operativa complessa di chirurgia generale dell'ospedale di Piedimonte Matese, con una sala operatoria dedicata e già pronta all'uso, dove gli interventi in laparoscopia, questo va detto, erano già molto frequenti. Noi ne abbiamo parlato con il dottor Gianfausto Iarrobino, direttore dell'unità operativa di chirurgia, oltre che attuale direttore sanitario del presidio ospedaliero matesino. Dottore Iarrobino, intanto che cos'è la chirurgia in laparoscopia? La laparoscopia chiaramente è una tecnologia e una metodica chirurgica avanzata. Io direi attuale, non futuro, perché ormai è già da anni che si utilizza la laparoscopia, oggi stiamo andando verso l'era robotica e ci consente di effettuare una serie di interventi con una minore invasività, un più rapido recupero del paziente e una maggiore precisione. Noi nell'unità operativa di chirurgia di Piedimonte Matese in laparoscopia effettuiamo quasi l'80% degli interventi chirurgici, da quella che è la chirurgia di bassa e media invasività, parliamo della colecisti, degli interventi sulle vie biliari, fino alla chirurgia ad alta invasività e oncologica. Abbiamo un'ottima esperienza nella chirurgia del cancro del colon retto e dello stomaco, per cui noi effettuiamo una serie di interventi grazie a questi strumenti che ci aiutano tantissimo. Ecco, questo nuovo apparecchio cambia molto rispetto al primo del suo arrivo? Noi abbiamo avuto la possibilità nell'ASL Caserta di avere per la prima volta un apparecchio laparoscopico che ci consente di operare in laparoscopia 2D e anche in forma tridimensionale, in 3D, con l'utilizzo dell'indocianina, dell'ICG, che serve proprio a vedere bene la vascolarizzazione dei tessuti. La cosa cambia, in mani esperte cambia molto, perché abbiamo la possibilità di avere una maggiore profondità di campo, una maggiore precisione, cioè di operare come se noi stessi stessimo all'interno dell'addome, quindi valutando con precisione gli spazi, la facilità di fare suture. È chiaramente un passo avanti, diciamo che è l'anticamera della robotica attuale, perché il robot si opera in 3D. Qual è il percorso per un paziente per arrivare poi a un intervento di laparoscopia? Diciamo un decorso normale, ricovero in ospedale, ovviamente dopo una visita specialistica, immagino. Allora, noi in laparoscopia, in questo ospedale, ma anche spero in altre realtà, operiamo tutti i pazienti che hanno la possibilità di essere sottoposti a questa metodica. Cioè intendo pazienti che vengono arruolati in urgenza e pazienti che vengono arruolati in elezione. Cioè noi utilizziamo la laparoscopia anche in pazienti con peritoniti, perforazioni, quindi in tutta l'emergenza possibile, anche in alcune lesioni della milza o del rene che non hanno grossa invasività di sanguinamento. Ovviamente è preferibile l'utilizzo, o meglio, l'utilizzo è più ampio in quei pazienti che vengono preospedalizzati e qui viene fatta una diagnosi precisa e viene studiato anche il percorso terapeutico laparoscopico previa un'indagine TAC e uno studio di risonanza, che dobbiamo sapere bene qual è il tessuto da aggredire, in che modo approcciarci, in che modo entrare nella cavità addominale con questi piccoli buchetti, diciamo. Ovviamente questa tecnica laparoscopica, voglio dire, consente un ricovero molto più breve. Certo, un ricovero più breve. In molti casi noi preospedalizziamo il paziente, il giorno in cui il paziente si ricovera viene anche operato in quella stessa giornata, ma io direi soprattutto anche una dimissione più rapida. Cioè, abbiamo percorsi di gestione post-operatoria molto più rapidi, perché non ci sono le classiche ferite chirurgiche che sono poi quelle che danno problemi di dolore e di fastidio. È una rapida ripresa del paziente nella vita sociale. Ecco, l'ultima domanda. Qual è l'intervento più frequente che voi fate qui in ospedale, in laparoscopia? Allora, in ospedale, qui da noi, abbiamo un'alta incidenza di patologie della via biliare. C'è un'alimentazione molto ricca di grassi, molto ricca di latticini, formaggi, per cui sono pazienti anche di media età che vanno incontro a problemi di calcolosi della colecisti, del coletro, della via biliare. Quindi, diciamo, spesso ci approcciamo a questo tipo di interventi, tant'è che noi nel piano sanitario nazionale, il PN, piano sanitario esili, siamo tra gli ospedali della provincia di Caserta a più alto numero di interventi sulla patologia delle vie biliari e sulla colecisti. Però abbiamo anche un'ottima casistica sulla patologia oncologica, abbiamo operato lo scorso anno più di 70 neoplasie del colon retto, tutto in laparoscopia, quindi diciamo c'è una buona incidenza anche di tali patologie.
ovvio che il territorio deve rispondere, ci devono credere in quello che facciamo, noi ce la mettiamo tutta, siamo qui per dare la massima qualità nel nostro lavoro. È ovvio che la risposta ci deve essere anche da parte di chi sul territorio, mi dispiace, ha queste problematiche. Io mi auguro che si fidino di noi. C'è da dire che oltre a questa nuova tecnologia, noi ci troviamo in una sala operatoria adesso che di recente realizzazione, a breve entrerà in funzione. Si tratta di un blocco operatorio di dei sargeri che verrà inaugurato a breve, dove noi tratteremo tutte le patologie di bassa e media complessità per il ricovero di un giorno. È un blocco operatorio di più di 200 metri quadri che prevede delle degenze brevi e la possibilità del paziente di venire così con le sue gambe, di essere operato per quelle patologie che una volta venivano trattate con ricovero, adesso di essere trattato in un giorno e poi andare a casa nel pomeriggio e quindi proseguire il percorso post-operatorio in dolore a casa propria. Dall'ospedale di Piedimonte Matese è tutto, Lorenzo Applauso per casertasera.it.